tutti, sono Yelenia e questo è Chiacchiere Letterarie. Come avrete notato, il video di oggi esce un po' fuori dalla nostra programmazione abituale. Pubblico infatti di mercoledì e di mercoledì vedrete questo video. Proprio perché il video di oggi è in collaborazione con altri booktuber e fa parte di quella che è la Booktube Italia Legge Indipendente. Si tratta di un'iniziativa organizzata da Eleonora di Miss Tortellino che prevede di parlare ogni mese di una casa editrice indipendente diversa estratta casualmente e che riunisce in sostanza tutti quei booktuber che hanno appunto voglia di dare un po' di spazio nel loro canale a case editrici molto valide e indipendenti. Ho scelto di partecipare a questa iniziativa e soprattutto ho scelto di partecipare questo mese perché la casa editrice in questione, ovvero la Marcos y Marcos, è la casa editrice di una serie di libri che ho letto proprio in questo mese, quindi l'occasione mi sembrava alquanto ghiotta e perfetta. La serie di libri di cui vi parlo oggi è la serie chiamata Trilogia del Mistero del Samurai, scritta da Dale Furutani. Si tratta di una serie che purtroppo in Italia non è molto conosciuta, ma spero con questo video di dare magari un po' di spunto a qualcuno di voi e di spingere qualcuno a provarla, perché si tratta di una serie che io personalmente adoro tantissimo. La trilogia ovviamente è composta da tre titoli, Agguato all'incrocio, Vendetta al palazzo di Giada e A morte lo Shogun. I tre titoli sono correlati, hanno lo stesso personaggio e narrano le stesse vicende, ma possono essere letti separatamente in ordine sparso. Io ad esempio ho cominciato a leggere questa serie dal secondo volume. Ciascuno di questi libri infatti racconta in parte la storia del protagonista, in parte un giallo che il protagonista si troverà a risolvere e che si concluderà nell'arco delle pagine di quell'unico volume. Siamo nel 1603 in Giappone, 3 anni dopo la battaglia di Sekigahara, una battaglia che ha sconvolto il volto del Giappone e che viene spesso identificata come uno degli eventi più importanti appunto della storia di questo paese. La battaglia di Sekigahara ha visto i Tokugawa vincitori, una famiglia che ha preso il potere sul Giappone creando appunto lo shogunato dei Tokugawa e che ha deciso di trasferire la sede del potere a Edo, a Tokyo. E inizia infatti nel 1603 quella che viene definita l'epoca Edo, una delle epoche cruciali della storia del Giappone, che ne ha visto non soltanto una rivoluzione e un ritorno all'epoca feudale, ma anche una chiusura estrema del Giappone al resto del mondo. Come vi dicevo, siamo nel 1603, sono passati 3 anni da questa battaglia, e circa 10.000 ronin, ovvero samurai senza padrone, vagano per il Giappone. Samurai che si sono schierati nell'ultima battaglia dalla parte, diciamo, sbagliata, dalla parte dei perdenti, e che ora vagano per il Giappone, chi in cerca di nuova fortuna, chi in cerca di un nuovo padrone e chi invece semplicemente in cerca di tesori e cose da razziare. Tra questi ronin ce n'è uno in particolare, uno di cui non conosciamo il nome ma che sappiamo che viaggia per il Giappone per portare a termine una ricerca da cui dipende il suo stesso onore. Il nostro ronin sta viaggiando quando si imbatte in un crocevia e al centro di questo crocevia trova un cadavere. Da qui inizia la sua prima avventura, quella che si rivela essere un giallo per scoprire chi ha ucciso la persona che giace al centro del crocevia e che gli permette di conoscere vari personaggi, personaggi ai quali lui si presenterà come Matsuyama Kase, ovvero Vento nella pineta. Come vi dicevo, il nostro Kase, oltre a essere occupato con i misteri che si trova ad affrontare in ogni libro, in realtà ha votato totalmente a una missione, una missione legata al suo onore. Una missione che piano piano ci verrà svelata e che scopriremo essere legata al destino di una bambina e che in realtà non è altro che uno spunto per iniziare a capire non soltanto la mentalità di Kase, ma la mentalità di un'intera cultura e un'intera filosofia. Infatti, oltre ad essere davanti a un giallo storico, ci troviamo anche davanti a un romanzo che cerca di esplorare, narrare e soprattutto affascinare il lettore grazie a quella che è la filosofia del Bushido. Molti di voi probabilmente la conosceranno già. La filosofia del Bushido è la filosofia dei samurai, dei guerrieri giapponesi, che viene tutt'oggi studiata da molte scuole di arti marziali, che racchiude in sé non soltanto delle vere e proprie tecniche di combattimento, ma anche tutta una serie di comportamenti, di modi di agire e di pensare, che combinati insieme davano una vera e propria filosofia, una filosofia a cui il samurai si atteneva e in base alla quale forgiava la sua intera esistenza. Kase è ovviamente il modello del samurai, per quanto sia infatti un ronin senza padrone,
È un Ronin che vota la sua esistenza a una ricerca, dunque a una sorta di padrone, e che nonostante possa scegliere adesso di fare qualsiasi cosa della sua vita, visto che appunto il suo padrone è morto, dà grande rilevanza all'onore, ovvero a una promessa fatta. Una promessa alla quale si vota totalmente e che forgia la sua vita. Oltre ad essere esperto nel combattimento e a seguire ed essere votato all'onore, come il nostro Kase, il perfetto samurai che segue il Bushido ha ben altro. Le sue caratteristiche sono utilizzate nel libro di Furutani anche per narrare un Giappone visto con occhi un po' diversi. Si tratta infatti di un Giappone raccontato nel suo lato più profondo e spirituale, un Giappone in cui la cultura e la spiritualità sono profondamente sentite e in cui ogni gesto, anche il più semplice, è in realtà votato alla ricerca della perfezione e dell'arte. Matsuo Yamakaze è dunque sì un combattente, ma è anche un combattente che della sua tecnica ha fatto un'arte. Un'arte che è in grado di padroneggiare alla perfezione e che gli permette di affrontare diversi aspetti della sua vita, non soltanto il pure semplice combattimento. E proprio grazie infatti alla sua filosofia, alla sua personalità, alla sua arguzia e all'ingegno che il Bushido ha sviluppato in lui, che Kase è in grado di risolvere i vari misteri che gli si troverà davanti. Tutti i libri infatti sono collegati da un filo conduttore, che è appunto la ricerca di Kase, ma ciascuno di essi ha in sé un mistero. Il primo, come vi dicevo, è il ritrovamento di un cadavere al centro di un incrocio e dunque la ricerca per scoprire che cosa sia successo a questa persona e chi fosse la persona trovata. Il secondo invece vede come protagonista un mercante che Kase si trova a salvare per caso lungo la Tokaido, la strada che collega le città più importanti del Giappone, un mercante che nasconde qualcosa di molto strano e che vive in un palazzo recintato con al centro un palazzo di giada. Mentre il terzo è un attentato allo Shogun, quello stesso Shogun responsabile della sconfitta del signore di Kase. Ovviamente tutti i fili si chiudono nel terzo volume, ma ciascun indizio è distribuito equamente in ognuno dei volumi precedenti e in ciascuno la filosofia, l'arte e la bellezza della cultura giapponese viene illustrata e presentata al lettore occidentale, perché questi libri sono palesemente scritti soprattutto per un pubblico occidentale, proprio con lo scopo di affascinarlo e farlo penetrare in questa cultura così misteriosa. Non mancano alcuni elementi fantasy della mitologia giapponese, che però a mio avviso non stonano nell'ambiente storico creato, anche perché effettivamente fanno fortemente parte delle credenze del popolo di cui si parla. Ovviamente, come ogni romanzo storico che si rispetti, questa trilogia lascia molto spazio all'investigazione soprattutto socioculturale e economica del Giappone. Non mancano in effetti descrizioni e pagine dedicate alla vita dei contadini, della classe mercantile e di questi ronin senza padrone che vagano scombinando gli equilibri tra queste classi, come non mancano intere parti dedicate ai rapporti tra i signori feudali, ovvero i daimyo e i loro sottoposti, rapporti ovviamente molto spesso sbilanciati dalle parti dei signori feudali. Per quanto gli elementi narrati all'interno di questa trilogia siano già molto interessanti di loro, visto che si parla di una cultura che comunque per noi occidentali è ancora molto misteriosa e intrigante e che ovviamente siamo portati a voler approfondire, tutti questi elementi non sarebbero sufficienti se non ci fosse anche lo stile di Furutani. Ci troviamo infatti davanti a un autore capace di rendere interessante anche un semplice pasto a base di mise radici consumato all'interno di una misera capanna di contadini e che è in grado di regolarci delle immagini che hanno realisticità sensoriale a tutto tondo. Attraverso le parole di Furutani infatti ci troviamo catapultati in questo Giappone del 1600, ci troviamo accanto dei personaggi di cui leggiamo, ci troviamo fra l'altro a interiorizzare molte delle convinzioni filosofiche in cui Kase crede. Grazie alla narrazione di Furutani diventano incredibilmente intriganti. Fra l'altro il suo approfondimento descrittivo è tale da permettere anche a un lettore che non è mai stato in Giappone e non ha mai visto quelle terre di immaginarsi lì e di sentire e vedere ciò che sentono i personaggi e vedono. Come dice l'autore stesso alla fine dei suoi romanzi, è semplice trovare in questa trilogia molti elementi che conosciamo e che ci sono arrivati grazie ad esempio ai film di Akira Kurosawa, elementi che l'autore ha deliberatamente scelto di trasmetterci proprio nello stesso modo per percorrere quel canale già aperto da altri narratori giapponesi e che riesce a colpire l'immaginario occidentale. Ma secondo me c'è anche un altro richiamo, un elemento che molti occidentali conoscono e che è la figura di Miyamoto Musashi, leggendario samurai vissuto nella stessa epoca in cui sono narrate queste vicende, ovvero nel 1600. Stiamo parlando ovviamente dell'autore del Gorin no Sho, il libro dei cinque anelli,
uno dei libri più importanti della filosofia dei samurai, che racchiude nei suoi 5 libri, ciascuno con il nome di un elemento, molte delle strategie di combattimento del Bushido, ma anche molte delle filosofie con cui i samurai affrontavano la vita. Si tratta di elementi che sono facilmente ritrovabili nel libro di Furutani e, fra l'altro, e questo però è il mio personale parere, Matsu Yamakaze è molto somigliante al Miyamoto Musashi del Gorin no Sho, molto somigliante al guerriero leggendario e secondo me per certi versi anche una sorta di omaggio a questo leggendario samurai. In ogni caso, se siete appassionati della cultura giapponese, questa trilogia è sicuramente una lettura che non potete perdervi, sia per il grande intrattenimento che riesce ad offrire, perché comunque i misteri di cui narra sono misteri molto interessanti e il modo in cui Kaze li risolve è soprattutto molto interessante, ma anche perché comunque riesce a regalare uno spaccato del Giappone feudale molto realistico, secondo me, è molto intrigante. C'è un però in tutto ciò, ovvero il fatto che se i primi volumi sono facilmente reperibili negli store online e in quelli fisici, il terzo volume non è più disponibile, almeno io non sono riuscita a trovarlo in nessuno dei negozi online né in nessuno dei negozi fisici. È un problema in realtà arginabile, anche perché ho visto che molte biblioteche hanno questo volume, ma è una cosa che mi preme dirvi se vorrete iniziare questa trilogia, più che altro per evitare che poi arrivate alla fine del secondo vi accorgiate che manca il terzo e per evitare quindi di essere la causa di una grossissima frustrazione per non poter leggere il terzo volume. In ogni caso, nelle biblioteche è disponibile, spero che diventerà disponibile pure nelle librerie, anche perché a me personalmente non dispiacerebbe acquistarlo. In ogni caso vi ricordo che questo video è inserito all'interno di un progetto che riguarda più booktuber, quindi mi raccomando, sotto nell'info box trovate il link alle loro recensioni, fategli una visita. Sono youtuber molto diversi tra loro ma molto interessanti, che vi sapranno dare proposte e spunti di lettura differenti, tutti riguardo ovviamente la Marcos y Marcos, la casa editrice di questo mese. Per il momento dunque è tutto, noi ci vediamo a un prossimo video e buone letture, ciao!